tra conferme e novità si accendono i riflettori sul Natale di Fano. Le cose che hanno funzionato lo scorso anno sono state potenziate, come la pista di ghiaccio in piazza Veduti, che passerà da una superficie di 300 a una di 400 metri quadri, o Magic Sands, le maestose sculture di sabbia che l'anno scorso fecero segnare il record di ben 4.000 e oltre visitatori nei giorni di apertura, e anche l'albero naturale in piazza. E il gioco di luci, per il quale si stanno ultimando gli ultimi dettagli, o le 20 casette del mercatino di Natale, che anche per questa edizione rimane in piazza 20 Settembre, che dovrà condividere con il mercato tradizionale e la tanto amata via dedicata ai bambini, via Garibaldi, dove campeggerà l'albero artistico di Del Signore. Ma non mancano le novità, come una nuova scenografia per l'illuminazione delle strade, sempre ad opera dell'architetto Seri, che, abbandonati i globi, quest'anno ha puntato su un progetto di alcune vele di luci e a diverse altezze con grosse stelle illuminate che in prospettiva creeranno un effetto scenografico riempitivo e di grande impatto. Ma forse la novità delle novità sta nel tanto desiderato trenino di Natale, che quest'anno ci sarà grazie alla collaborazione con il Brico Center e che fungerà da raccordo tra 5 zone parcheggio ed il centro storico, oltre che, nel tragitto della durata di 30 minuti, da panoramica dei più suggestivi punti della città, come la Rocca Malatestiana, la Porta Augustea e il Bastione del Nuti. Abbiamo deciso di farci e di fare anche a tutti i fanesi un regalo particolare, appunto la presenza di questo trenino che collegherà tutti i principali parcheggi da appunto le zone esterne della città verso il centro cittadino. Come in passato, braccio operativo del tutto la Pro Loco di Fano. Naturalmente abbiamo visto che la città cresce, no? E io lo deduco questo dalle telefonate, naturalmente. È il primo anno che il giorno dell'inaugurazione abbiamo 3 pullman prenotati. Forse sono pochi per quello che è la città di Fano, però già è un segnale positivo. Poi tra le novità annoverate e pensate dalla nuova giunta, due richiami ad altrettante manifestazioni identitarie della città di Fano: Passaggi Festival e il Carnevale, un Natale che anche quest'anno segna un budget corposo, quantificabile attorno ai 160.000 euro, metà dei quali finanziati dal comune. Chi viene a Fano deve vedere, insomma, di cosa è capace la città, cosa esprime la città. È un Natale che non puoi ascoltare tra le mille.